Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Volevo farvi vedere la piattaforma di Flight. È un sito dove noi troviamo le informazioni principali per poter fare un sorvolo. Allora, io come tanti sono appassionato di droni, ho acquistato il mio drone e poi ho cominciato a vedere un po' le sue caratteristiche e adesso voglio volare. Ma come fare per trovare una zona idonea al volo? Allora ci viene in aiuto questo sito. Adesso vi faccio vedere. Si apre la schermata e ecco di Flight. Allora, con questo sito noi possiamo fare alcune cose. Registrazione è gratis, si può fare liberamente inserendo i propri dati e poi si può accedere con le proprie credenziali. Una volta entrati, cambia lo sfondo di questa mappa geografica e ci vengono mostrate le mappe idonee e non idonee al volo. Qui sulla sinistra ci sono alcune informazioni, tipo il chi siamo. Vi faccio vedere. Si apre un'altra finestra. Flight è una società per azioni del gruppo ENAV. Eccola qui. Quindi è una società del gruppo ENAV, società italiana responsabile della gestione e controllo del traffico aereo civile in Italia. Vi faccio vedere un pochino più sotto, lo dice chiaramente: se sei un appassionato di droni, utente privato o un operatore commerciale, di Flight è il sito da cui partire. Allora, torniamo su questa pagina. Come si vede qui al centro si possono fare molte cose e, come dicevo prima, si va alla registrazione. Appare questo quadro, bisogna inserire alcuni dati, la tipologia di utente, se si è privati o se si è un'azienda, e poi altre informazioni, il nome, il cognome, le mail, se abbiamo una PEC, se vogliamo inserire una PEC. Una volta date queste informazioni, arriverà un link sulla email indicata, basta seguire le informazioni ricevute e si avranno le credenziali. Io sono entrato sul sito di Flight e, come si vede, le cose sono un po' cambiate perché lo sfondo della mappa intanto mi dà alcune zone delimitate con diverse colorazioni, che già qui posso leggere su questa leggenda qui a sinistra, e quindi ci sono diverse zone colorate, rosse, arancioni, gialle e così via, e mi dà una differente altitudine. Per esempio, sulla zona rossa già so che il drone qui non lo posso alzare, a meno che non vi siano determinate condizioni che di Flight mi informa, mi dice. Quindi qui al centro ci sono alcune indicazioni, alcune cose, alcuni step che io già ho fatto, però in questo video quello che interessa è lo step numero 1, il primo passo. Quindi, fatta la registrazione, sono entrato e ho questa situazione. Quindi, mettendo per esempio qui dove c'è questa lente in alto una via, di Flight ci porta sulla via di interesse per vedere se il drone può effettuare il sorvolo. Oppure, più semplicemente, mi porto con il mouse sulla zona interessata. Per esempio, se io voglio vedere in questa zona qui se mi è consentito il volo, vado in questa zona rossa, clicco con il tasto destro del mouse e mi dice qua subito altezza massima 0 metri. Vado a leggere le regole dell'aria e di Flight mi conferma che non sono consentite attività, a meno che non ci siano specifiche autorizzazioni per gli operatori specializzati. Chiudo questo riquadro, che comunque mi avvisa che la cartografia è aggiornata al 10 settembre 2020, e poi posso leggere altre informazioni. Chiudo questo quadro, vado in zona arancione e vedo che qui l'altezza massima consentita è 25 metri. Mi vado a leggere le regole e leggo le informazioni che di Flight mi presenta. Chiudo questo riquadro, mi posiziono in questa zona gialla e mi dice che qui posso alzare il drone fino a 45 metri. Quindi
vado sempre a leggere le regole e mi conferma che all'interno di quest'area le operazioni sono consentite fino a un'altezza massima di 45 metri. Oltre questo limite, le operazioni sono consentite agli operatori specializzati dietro specifica autorizzazione rilasciata da ENAC ai sensi della circolare ATM 09. Mi dà ancora altre informazioni, chiudo questa scheda, mi sposto su questa parte, qui l'altezza massima consentita è 120 metri. Vado a leggere le regole e mi dice che è richiesto di prestare attenzione. La cosa che assolutamente è da farsi è informarsi sulla zona dove si vuole fare il sorvolo, informarsi se si è legittimati a farlo consultando la normativa. Andate anche a vedere il sito dell'ENAC, come vedete qui c'è una sezione dedicata ai droni. Andate anche sul sito dell'ENAV, insomma teniamoci informati insieme su questa nostra passione. E ecco, questa è una piccola presentazione di Flight che vi faccio vedere. Tra l'altro nelle sue guide e manuali ci sono parecchi tutorial, quindi io adesso vi do appuntamento al mio prossimo video e se questo vi è piaciuto lasciatemi un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo che possiate essere avvisati della pubblicazione dei miei prossimi video.